Ciao Gnari, bentornati a Casa del Barba. Siamo qua oggi per continuare il discorso e l'epopea verso il raggiungimento del miglior risultato con il forno pizza caliente di Spice. Abbiamo già visto nel video precedente, e vi metto qui le immagini, che il forno non raggiunge i 400 gradi di fabbrica, anzi raggiunge i 300 a causa del doppio termostato. Quindi andremo oggi a fare il bypass del termostato, operazione che dovrebbe consentirci di raggiungere i 400-410 gradi. Permettetemi un piccolo inciso: in questo momento storico non posso far finta di niente, non posso ignorare quello che sta accadendo, la guerra è in atto, quindi onestamente io sono contro la guerra, siccome il mio canale comunque è visto da tante persone anche al di fuori dell'Italia, io voglio dirvi, se ve la sentite, sostenete i popoli in difficoltà, perché è veramente un momento molto molto complicato. Tante persone mi seguono dall'Ucraina, mi scrivono e voglio sostenere i popoli che sono in questo momento in guerra. Quindi se potete, aiutate tramite chi nei vostri paesi, nelle vostre città, raccoglie beni di necessità per queste popolazioni in guerra, perché ne hanno veramente molto molto bisogno. Perdonatemi, non è una cosa populista, però mi sentivo di dirlo e non mi va di essere qua a scherzare e ignorare senza farvi presente questa gravissima situazione. Quindi questo è il pensiero del Barba. Riprendiamo. Di cosa abbiamo bisogno per fare questa operazione? Mi raccomando, forno staccato dalla corrente, non c'è bisogno che ve lo dica, ve lo ripeterò poi, il forno deve essere staccato dalla corrente. E seconda cosa, disclaimer base, ognuno è artefice del proprio destino, ve l'ho detto anche nei video degli altri fornetti, quindi chi decide di seguire questa operazione, questo tutorial, se dovesse avere problemi non potrà assolutamente venire a rompermi le scatole, perché ve lo dico, è una vostra scelta se perdete garanzia o il forno non dovesse funzionare. Quindi questo tenetelo bene a mente, è scritto anche in descrizione. Di cosa abbiamo bisogno per fare questa operazione? Operazione semplicissima: un cacciavite piccolo piatto e un cacciavite a stella. Andiamo ora a vedere le nostre operazioni. L'operazione consiste nello svitamento di 5 viti in totale. Prima dobbiamo togliere la copertura del termostato, vi faccio vedere come fare. Poi avremo queste tre viti, molto molto semplice, e poi la vite che c'è sotto l'impugnatura, lo vedremo poi. Cominciamo per gradi. Andiamo a togliere la copertura del termostato. Con un cacciavite piatto andiamo a togliere questa piccola copertura che è semplicemente incollata. Eccola qua, ok? E la appoggiamo. Qui c'è un po' di silicone, lo togliamo. Possiamo togliere, svitare la vite a stella che c'è all'interno. Vedete che si toglie il silicone. Ed ecco qua. Operazione preliminare fatta. Andiamo poi a svitare queste tre viti. Molto molto facile. Giriamo il fornetto e andiamo a togliere la vite che c'è sotto l'impugnatura. Anche questa operazione semplicissima. Teniamo ferma l'impugnatura e svitiamo. Eccola, la appoggiamo, adesso dovrebbe scendere, ecco qua. Noi ora lavoriamo qua. Che cosa dobbiamo fare? Mi raccomando, non serve che ve lo dica ancora, forno naturalmente staccato dalla corrente, ve l'ho già detto 100 volte. Stacchiamo questo cavo perché dobbiamo bypassare questo termostato. Quindi cosa facciamo? Stacchiamo questo. Vedete? Tac. Stacchiamo questo. Tolto questo cavo con i morsetti. Prendiamo questo cavo e lo andiamo a inserire qui. Il gioco è fatto. Fatta questa operazione semplicissima, vedete, ora il termostato è bypassato, non potrà più interagire. Fatta questa operazione andiamo a richiudere il nostro fornetto, quindi rialziamo la calotta. Eccola qua,
inseriamo la vite, riavvitiamo tenendo fermo l'impugnatura, rimonto le viti, rimontiamo il cappuccio del termostato, vedete qua è sullo zero. Io ritengo che già con questa operazione noi potremo raggiungere i 400-410 gradi, ma lo andiamo poi a verificare, quindi senza starare il termostato. Avvitiamo, questo deve essere sullo zero. Rimettiamo questo tappino. Tac, il gioco è fatto, andiamo a misurare la temperatura. Bene, bene, benissimo ragazzi, direi operazione perfettamente riuscita. Abbiamo bypassato il termostato e come abbiamo visto dalle misurazioni riusciamo a raggiungere i 400-410 gradi. Quindi dovremo cuocere in maniera molto migliore la pizza in confronto al video precedente. Non ci resta che fare il test di cottura che vedremo nel prossimo video. Capiremo quindi se oltre al bypass sarà necessaria anche la staratura del termostato che per adesso ho omesso. Quindi ragazzi, restate sintonizzati, ditelo ai vostri amici e amiche e alla prossima!